Son 2, 3, 4. Ciao ragazze, buongiorno. Allora, vi ricordate nell'altro video che vi avevo detto che stavo aspettando una telefonata? Ebbene sì, allora aspettavo la telefonata di andare a vedere una roulotte che ci è piaciuto molto. Sta un'ora e mezza da qua e niente, dopo 4-5 giorni di trattativa siamo riusciti a convincere quelli che vendono la roulotte a venirci incontro col prezzo e quindi stamattina andiamo a vederla. Non vedo l'ora perché già così dalle foto mi piace tantissimo e poi vi racconterò tutto. Se va in porto, se non va in porto e anche se dovessimo poi prenderla, sapete già che vi farò vedere poi tutto l'interno della roulotte e tutto quanto, ok? Adesso vado perché c'è già mio marito che mi aspetta. A dopo. Buongiorno ragazze, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti naturalmente. Allora, oggi vi parlo appunto del fatto che siamo andati ieri a vedere appunto questa roulotte. Ci siamo trovati due ragazzi giovani, circa sui 30 anni, simpaticissimi, che appunto sono stati molto ospitali anche nel farci vedere la roulotte, volevano offrirci anche il caffè, insomma, molto affabili come persone. E niente, come siamo arrivati, tra l'altro era un bellissimo posto dove abitavano, c'era subito la roulotte nel cortile e questa ragazza mi ha subito detto entra, entra, vai pure a vederla, non farti problemi, apri, fai, guardala bene. Come sono entrata, perché io l'avevo vista e stravista nelle foto, poi sapete quando ti piace una cosa guardi e riguardi sempre le foto, e niente, ho messo sul caffè ma l'ho messo basso 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 in modo che mi dia il tempo di spiegarvi. L'ho guardata tutto bene, mi ha fatto aprire il bagnetto, molto carina e particolare. Pensate che la roulotte che avevo perso, diciamo, la prima roulotte che mi piaceva tanto che avevo perso, all'interno era tutta bianca, aveva i mobili bianchi e a me mi aveva subito colpito perché sapete che ormai sono amante del bianco e del chiaro e quindi mi piaceva molto quella roulotte. L'ho stracercata, sono andata avanti più di un mese a ricercarne un'altra simile ma non sono riuscita a trovarla. E quando mi sono imbattuta, ho detto, boh, ormai mi ero rassegnata sinceramente, ho detto, boh, per quest'anno vediamo poi se facciamo questa settimana perché non sapevamo bene, cioè mio marito lo so che lavora la prima settimana e poi il resto fa tutte ferie, ma io con questo lavoro che adesso ho intrapreso non sapevo bene se avevo dei giorni liberi. E quindi ho detto, vabbè, bon, basta, ci rinuncio, intanto ormai manca un mese, se non trovo quella che dico io non sarei andata per comprare una cosa tanto per comprarla. E praticamente ero quasi rassegnata, dovevamo andarne a vedere una Peschiera del Garda, che era praticamente fatta uguale a quella che avevo visto bianca, però aveva i mobili in legno. Ho detto, beh, me la rivernicio tutta. E poi c'era anche il problema di andare fin là, perché sì che potevamo andare anche domenica, però andare a Peschiera ci sono quasi 3 ore di viaggio, e andare, un tempo che si guarda, tornare indietro, mio marito lavorando tutta la settimana a guidare tutto il giorno era un po' stanchevole. Invece poi quando ho visto questa, che era un'ora e mezza da noi,
Ho detto questa è più vicina, possiamo andarcela a vedere. Poi mi è piaciuta subito tanto. Non è bianca negli interni, è un color legno chiaro, però mi ha colpito tanto perché aveva il pavimento fatto lamellare, tipo legno lamellare, disposta come la volevamo noi, cioè con i due matrimoniali che stessero a testa e a coda. Adesso magari chi non conosce roulotte e camper non può capire bene quello che dico, però. Poi quando ve la farò vedere capirete. Niente, la volevo proprio, la cercavo perché nel camper dopo 15 anni che praticamente il camper era disposto, che avevamo il letto in mansarda e c'era da prendere la scala per salire, tanto che gli ultimi anni che mio marito ha avuto un problema all'anca, che ha fatto l'operazione, faceva fatica a salire, quindi lui dormiva nel lettino sotto, io sopra nel letto. E poi sapete che noi partiamo sempre con mia cognata e mio cognato, facevamo dove c'era a disposizione del tavolo, lì veniva un altro matrimoniale. Però ogni volta che dovevo scendere e andare in bagno alla notte, magari anche solo per far pipì, dovevo scendere, mettere i piedi sul loro letto per scendere. Invece così rimane veramente molto più comoda, molto più pratica, perché ha due letti matrimoniali ben distinti, uno di qua e uno di là, confortevole per tutti ed è la cosa che cercavo in assoluto. Anche perché noi poi vorremmo, cioè, questa roulotte è predisposta anche con la veranda chiusa, in modo che fare la zona giorno fuori e lasciare sempre i letti a disposizione per la notte, senza farli tutte le sere, perché noi purtroppo tutte le sere dovevamo disfare il tavolo e fare il letto matrimoniale. Invece così rimane già tutto predisposto ed è una comodità veramente grande, perché non alla fine in due si faceva anche presto farlo, perché però è sempre una scocciatura sapere di dover fare questo letto tutte le sere. E invece così sono contenta perché è veramente come la volevo. Niente, è andata bene, ci è subito piaciuta a primo acchito, perché come siamo entrati l'abbiamo vista che era tenuta benissimo, anche molto pulita, veramente la roulottina che cercavo, giusta per noi. E niente, quindi ci siamo subito concordati per il prezzo. Insomma, dargli la parola che noi la prendevamo e niente. Adesso stamattina, dopo che avrò fatto le mie cose, devo andare alla posta a fare le cose burocratiche e poi pensiamo in settimana, cioè fine settimana, di andarla a prendere. E io non vedo veramente l'ora perché sono tanto tanto contenta. Poi dovremmo anche pensare a coprirla, non la voglio lasciare allo scoperto per molto tempo. Infatti sto cercando appunto anche una copertura da potergli mettere e niente, quindi non vedo l'ora di andarla a prendere. Poi dovrò pulirla tutta, anche se è pulita, ma io la ripulirò da cima a fondo. E voglio andare a comprare tante cosine da potergli mettere dentro carine, magari da Teddy, che ci sono tante cose in shabby chic da poter mettere nelle roulottine. Niente, sono contenta, veramente è una cosa che magari non useremo molto, anche perché adesso con questo lavoro i weekend ce li sogneremo, nel senso che non sarà una cosa facile perché lavorando il sabato. Però sono contenta lo stesso, perché anche noi con Yuki trovare poi gli alloggi che ti concedono di portare il cane, oppure dei bed and breakfast che ti accettano il cane, è sempre una menata. Invece lì è comodo perché tu prendi il tuo mezzo, parti, vai ovunque vuoi andare e non hai problema. E ok, boh. Poi noi siamo abituati a fare camper. Da 15 anni ci trovavamo un po' spaesati quest'anno, non avere il nostro mezzo da andare via. Quindi siamo contenti della scelta che abbiamo fatto, cioè di vendere il camper, di comprare la roulotte, risparmiare dei soldi e va bene così. Bene, adesso faccio colazione, devo stirare anche stamattina.
e poi verso le 11:30 così devo andare appunto alla posta a fare le pratichine per comprare questa roulotte e niente, ci aggiorniamo. Allora, stamattina ho già stirato tutte queste magliette che vedete qua, le ho appoggiate qui sulla cesta perché adesso poi aspetto che si toglie tutto il vapore della stiratura e poi le vado a sistemare. E praticamente sono tutte magliette da lavoro di mio marito con i suoi pantaloni, tutta roba da lavoro, però queste antipaticissime magliette vanno sempre stirate. Vieni, Yuki. Eccomi ragazzi, adesso vado alla posta e vado a fare queste due operazioni e poi torno e vi aggiorno. Ok ragazze, tornata dalla posta. Scusate, sono riuscita a fare tutto. Diciamo, per l'assegno, sapete che bisogna pagare con l'assegno circolare quando si fanno questi tipi di acquisti. E quindi sono riuscita a fare tutte le mie prassi e penso che perché lei mercoledì non poteva, aveva un impegno con la sua bambina. Quindi, mamma, quindi sicuramente gli telefonerò che ci mettiamo d'accordo tra giovedì e venerdì di poterla andare a prendere. Io non vedo veramente l'ora di potervela mostrare. Perché sapete, so che voi siete contente per me quando ho una novità e io sono contenta di potervela far vedere, di potervela mostrare. Ok, adesso vado a cambiarmi e poi ci aggiorniamo nella giornata, che stasera voglio preparare una bella insalata di polipo e la prepariamo insieme. Oggi per pranzo, ragazze, sono sola e quindi vado a fare un po' di insalata di surimi che in questa vaschetta li ho comprati alla Lidl, eccoli qua. E ho avanzato ancora delle alicette sott'olio e le finisco. E l'insalata di surimi che adesso vado a fare. I limoni non mancano e quindi prepariamo l'insalatina. Bene ragazze, è pomeriggio inoltrato, io mi sono guardata le mie telenovele, tra l'altro qualcuna di voi mi ha detto: ma hai messo come sigla la musica di una delle telenovele turche che fanno vedere al pomeriggio? Bene sì, perché io le seguo, le guardo tutte praticamente. Che cos'è sta cosina qua? Una fogliolina che è entrata col vento, perché c'è un po' di vento oggi, mi è passata proprio sotto la zanzariera questa fogliolina e se l'è portata fin qui in cucina lui. Dicevo che mi piacciono molto e ho detto: ma se non è coperta da copyright, quasi quasi la metto come sigla. E così l'ho fatto, l'ho messa come sigla e spero che vi piaccia. Allora, dicevo che avevo il dilemma di fare la cena stasera, non sapevo che cosa imbrogliare su. E allora, cosa ho fatto? Siccome oggi ho tagliato il peperone per fare l'insalata di surimi, quasi quasi ho detto: tiro fuori il polpo che ho comprato alla Lidl, che tra l'altro questo polpo è già precotto. Eh sì, perché è bello pulito.
tagliato, pulito, si vede proprio che è stato bollito. Io per sicurezza l'ho fatto andare ancora quei 2 o 3 minuti in acqua bollente, poi ho visto che era morbido e è a posto così. Allora, stasera farò appunto l'insalata di polpo. Ne sarà ben contento mio marito perché a noi piace tantissimo. E niente, la prepariamo insieme così ci teniamo ancora un po' di compagnia e poi ci salutiamo. Allora, eccoci qui. Vado a sistemare, praticamente oggi è mezzogiorno, dopo pranzo ho fatto bollire le patate e il polipo che si compra alla Lidl è praticamente già pulito e cotto. Io gli ho fatto solo fare praticamente altri 3 minuti di cottura e poi gli ho aggiunto i peperoni tagliati a listarelle. Ora vado ad aggiungere anche le patate. E del prezzemolo che vado a prendere nel vaso fuori. Arrivo subito. Ecco qua, gli ho dato anche una lavatina. Bene ragazze, in questa insalata di polipo potete mettere anche delle olive se le avete, olive taggiasche, le olive nere snocciolate, quello che vi piace di più. Io sinceramente non ne avevo più perché cosa ci ho fatto con le olive? L'insalata di riso, quindi le ho messe tutte nell'insalata di riso ed ero sprovvista adesso di olive. Però ci stanno benissimo, se le avete mettetele. Ragazze, io vi preannuncio per la live che la faremo quasi certamente, ma poi vi dirò specifico, vi avviserò in qualche commento, un breve video da avvisarvi di questo che facciamo questa live il martedì 6 luglio. Mi sembra che sia, aspettate, controllo e arrivo, eh. Perfetto, controllato nel calendario del cellulare. Martedì 6 luglio alle ore 9. Ragazze, io posso solo in quel momento lì della serata perché così mio marito è ancora al lavoro, io la faccio tranquilla, posso chiacchierare come voglio con voi. Quindi faremo dalle 9 alle 10. Perché po avrei potuto farla anche nel pomeriggio, ma molte di voi mi hanno detto nel pomeriggio no perché probabilmente è difficile che ci siamo e quindi meglio per loro la sera e io l'ho fatta, la faccio alla sera. Ragazze, io l'appuntamento ve lo do ed è questo, martedì 6 luglio alle, no, alle ore 9. Ma se per caso, e vi avviso già da ora, nel mentre che vado per fare questa live ci fossero degli intoppi e non mi vedete connessa, potete immaginare che essendo la prima live abbia fatto dei gran casini, dei gran pasticci. Spero di no, incrociamo le dita, però se al momento della live a quell'ora non mi vedete è perché qualcosa è andato storto e non sono riuscita. Ma spero, spero di farcela. Ok ragazze, io vi saluto, vi do appuntamento a un prossimo video, non so se sarà sulla roulotte o su altro, però ci saremo ugualmente per qualsiasi novità. E niente, se vi è piaciuto questo video, come al solito un pollicione in su. Grazie, grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare ai 4.000 iscritti, anzi adesso siamo già a 4.020, sono contentissima e vi abbraccio tutti fortemente. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao!